Pasquale Foggia, gli diamo l'auricolare e benvenuti in diretta su Rete 8 per raccontare intanto la prima uscita stagionale. Sono arrivati 3 punti e sono arrivati in uno stadio, sostanzialmente uno stadio da Serie B, vista la cornice di pubblico, vista la qualità in campo. Ma assolutamente, era una partita importante per entrambe, perché la Ternana poi è una squadra che è retrocessa dalla B lo scorso anno, ha tante ambizioni. Venire qui e fare una prestazione del genere ci dà morale, ci dà fiducia per il percorso che comunque noi dobbiamo fare. La partita, un flash, perché poi con Foggia parleremo di mercato. Dove è stato bravo secondo Foggia il Pescara questa sera? Nell'aggredire la partita, di non venire qui ad aspettare il loro gioco, che sappiamo che palleggiavano molto. Siamo andati in campo con la voglia di voler fare la partita, e in questo è stato bravo l'allenatore ed i ragazzi in campo. La festa sotto la curva alla fine, te l'aspettava già questo ambiente? Ma è la speranza mia, perché vedo lavorare quotidianamente i ragazzi, il mister, e hanno bisogno della gente, perché sappiamo quanto possono essere importanti per noi. Trascinano, e i ragazzi hanno bisogno di loro. Vado io con le prime di mercato, poi lascio allo studio. Cominciamo con un suo fedelissimo, Riccardo Improta. Che punto siamo? No, ma meglio, a che punto siete? Non si tratta di fedelissimi, si tratta di giocatori funzionali a quello che... Soprattutto che si è fatto male Pierozzi. Pierozzi non si è fatto male, non iniziamo... Che cosa è successo? No, ha avuto un risentimento, ma credo sia anche normale alla prima 90 minuti di questo genere. Ripeto, il mercato... Cominciamo con Improta, com'è la situazione? No, ma con Improta insomma, è un discorso che va avanti da un po' di tempo, ma non è l'unico. Sappiamo quello che manca e quello che dovremmo fare da qui alla fine. Da Riva o Vallocchia e Mediana? Anche se questo Tungiov questa sera. Ma nessuno dei due, noi capisco il mercato e vogliamo sempre giocatori nuovi, guardiamo anche i nostri, che sono ragazzi bravi, ragazzi che tengono tantissimo al Pescara, l'hanno dimostrato stasera. L'ultima la faccio su Marconi e poi da studio, per l'attaccante. Ma l'attaccante noi lo dovremmo per forza di cose prendere, ringrazio Vergani perché secondo me ha fatto un'ottima gara di sacrificio e ha permesso alla squadra di salire nei momenti giusti e di creare gli spazi per le nostre azioni. Quindi Massimo, sembrava un weekend perfetto perché Baldini ha detto la formazione, la squadra in campo ha vinto, ci aspettavamo qualche nome di mercato, io non ci sono riuscito. Tocca a te, vai Massimo. No, vabbè, io faccio una domanda, tanto insomma Pasquale ormai ci conosciamo benissimo, lui è bravissimo, insomma è molto abbottonato ed è giusto che sia così, però ti chiedo a centrocampo, tu dici io vado a caccia di un giocatore funzionale, che tipo di giocatore per caratteristiche, un giocatore di gamba, di struttura, un giocatore più di qualità? Anche se la qualità non manca in questo momento a centrocampo. Ma a completamento di questa squadra, che secondo me ha bisogno di un giocatore di quantità, è anche brutto usare questo termine, di un giocatore da box to box, che sappia fare le due fasi, perché abbiamo tanti giocatori bravi anche nel palleggiare. Leonardi, nonostante la struttura, è uno che sa giocare palla a terra, quindi abbiamo bisogno di quel tipo di calciatore, ma box to ripeto, box... io sono veramente... No, sì? Dicevo, no, sei stato perfetto, preciso, quindi che non può essere sicuramente Jacopo da Riva, che è un giocatore più di qualità, no? Molto elegante. No, ma sono nomi che, insomma, da qui alla fine del mercato ne usciranno tanti altri, ma sappiamo noi quello che dobbiamo mettere dentro. Ce lo dico. Assolutamente no. Fantastico. Prego. Massimo, riprovaci. No, vabbè, non ci riprovo. Ma c'ha ragione, ma ci mancherebbe. Mancano 7 giorni. Io volevo fare una domanda da Fabio Ferraresi, ex calciatore, allenatore attualmente. Io direttore, l'unica cosa che posso chiedere in questo momento, al di là della partita che è stata fatta bene, è quanto è stato difficile per te, do del tuo anche a te perché più o meno siamo coetanei, iniziare a lavorare con un allenatore che non hai scelto. Questa è la domanda che ti vorrei fare. Ma il calcio è moderno, è andato avanti, non bisogna fermarsi su questo, assolutamente, siamo giovani di larghe vedute, l'allenatore, anche se non l'ho scelto io, avrà il mio sostegno, il mio appoggio in tutto e per tutto, perché noi lavoriamo per il Pescara, non lavoriamo per Foggia, Baldini, lavoriamo per dare soddisfazione alla gente, e quindi io sono contento dell'allenatore, siamo contenti della prestazione, perché è un segno evidente di come lui interpreta il quotidiano, quindi è come quando magari uno vince
e salta sul carro, no? Qua sul carro ci dobbiamo essere dall'inizio. È un tipo, ecco, questa volevo è una chiederti... frecciata, eh? No, no, beh, certo, questo. Vai, Massimo. Ma per esempio, parliamo dell'attacco, no? Perché in questo momento i tifosi si aspettano l'ingaggio di una punta, anche dal punto, soprattutto dal punto di vista numerico, no? Sassanelli squalificato per 3 giornate, Tommasini è andato al Gubbio insieme con Franchini, c'è solo Vergani in questo momento, al di là del ragazzino Antonio Arena, di cui ha parlato benissimo Baldini. Inglese è una possibilità, per esempio, mi viene in mente questo nome. Ma Inglese è un giocatore, insomma, che non lo scopro certamente io, ma a prescindere dal nome noi sappiamo che la punta per forza di cose va presa, un giocatore che sappia comunque dare un qualcosa in più alla squadra, e lavoreremo fino alla fine per portarlo, quindi su questo io sono sereno. Bene, questo come caratteristiche ci può dire? Che... Certo. Ma le caratteristiche che richiede l'allenatore. Quali? Le sapete, no? Fate questo da tanto tempo. Però non stiamo nella testa di Baldini. Lui non parla di mercato con noi. Perché parliamo io e lui, non vi preoccupate. Beh, ce lo può dire le caratteristiche, nomi. Le caratteristiche sicuramente un attaccante che sappia attaccare... La profondità. La profondità, un attaccante che sappia più che altro anche lavorare dentro l'area, che ne abbiamo bisogno. Senti, una mezzala. Chiudiamo con Merola, qual è la verità? Scusami Massimo, ho fatto la domanda su Merola, poi ti faccio chiudere a te. Fai. A Merola, è, finché c'è il mercato aperto, un giocatore, sapete benissimo che ha fatto alla grande lo scorso anno, è richiesto, ha delle possibilità, quindi siamo tutti in attesa di, insomma, di capire un po' come si evolverà in questi giorni la situazione Merola, ma siamo comunque tranquilli. Vai Massimo. Ecco, proprio per chiudere, quanti pezzi mancano per completare il mosaico? Questo ce lo puoi dire, Pasquale? Ma vi posso chiedere di goderci la vittoria, che vabbè, ho capito, che è però... qualcosa che ne abbiamo bisogno tutti. Manca abbiamo parlato fino adesso di un centrocampista e di un attaccante, quindi... Dovremmo ripetere le stesse cose. E se parte Merola di un giocatore col piede della qualità di Pasquale Foggia? Ma io non mi posso spogliare, perché insomma un po' di pancetta l'ho fatta, ma sicuramente arriverà qualcuno in grado, insomma, di sostituire se partirà qualcuno.